Coach Mattiroli, questo era un impegno che dovete affrontare e vincere senz'altro. Come l'avete preparato questa partita? Ma diciamo che è stata dura prepararla, sapevamo che era difficile per noi perché loro giocano con dei tempi di attacco, di palleggio attacco completamente diversi dai nostri, per cui noi facciamo una fatica tremenda a prendere i tempi a muro con squadre che hanno questa palla così morbida. È una situazione che purtroppo in settimana facciamo fatica a ricreare perché la nostra maniera di giocare è all'opposto. Giochiamo una pallavolo fatta di palle veloci, di quick, di sette veloci. Quindi il problema è che noi purtroppo sapevamo che avevamo fatto una gran fatica e così è stato. Bravi loro, molto bravi loro, hanno anche servito secondo me molto bene. Quindi complimenti agli avversari. Oggi devo dire che il lato più positivo che io penso che sia una cosa importantissima in una squadra è il fatto che tutte le persone che sono entrate in campo hanno dato una grossissima mano e ha ragione del fatto che non abbiamo una squadra fatta di 6 o 7 giocatori, ma abbiamo 12 giocatori, anzi 14, perché siamo 14, che possono e sanno stare in campo. Ed è una cosa importantissima perché io li vedo tutti gli allenamenti e so quanto valgono, anche quelli che di solito giocano meno. E oggi si sono comportati in maniera egregia e dobbiamo a loro il fatto di essere riusciti a portare a casa i tre punti. A proposito di questo, abbiamo visto appunto l'inserimento, il debutto quest'anno di Rodini in partita e ha ben fatto. Anche lui fa parte comunque della prima squadra a tutto titolo come gli altri. Assolutamente, Filippo è nel 2002 e conosciamo benissimo le sue qualità e quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto quello che lui può e sa fare, perché è un giocatore di secondo me di buonissime prospettive ed è un ragazzo intelligente che lavora sempre in palestra e dal massimo, per cui non posso che essere contento per lui. Bene, sappiamo che è tornato adesso anche un altro centrale che aspettavi, Rinaldi, aspettiamo quindi la sua preparazione. A che punto è? Certo, è appena cominciato, ci vogliono almeno un mese, 40 giorni prima di diciamo avere le basi più che altro fisiche per non doversi far male, quindi dobbiamo gestire ovviamente il numero di salti durante l'allenamento, l'impegno di Lorenzo, perché è chiaro che lui è come se fosse al punto zero, insomma inizio preparazione, bisogna fare le cose con calma e non essere avventati, altrimenti gli infortuni sono dietro l'angolo per queste cose qua, quindi cerchiamo di prendere le cose con calma come vanno fatte. Benissimo, allora ci teniamo questi punti in tasca, ci godiamo questa serata e da domani si ricomincia. Bene, grazie Coach Mattiroli. Grazie a voi, grazie. Ciao a tutti.